Andiamo a vedere Matek, la terza testimonianza. Cosa fa Matek? Chi è Matek? Azienda di Massa Carrara, via col video. Un panorama è un panorama è un panorama. Lo immaginiamo così, una cartolina destinata a non cambiare mai, anche se il mai è solo il tempo limitato delle nostre vite, un'eternità breve. Non è così. La furia di consumare e usare ogni angolo di natura per lo sfruttamento commerciale può cambiare anche i panorami vicini. Matek è un progetto etico che si è trasformato in una grande avventura industriale. Riciclare l'acqua e rimettere in circolo energie virtuose non è solo un'azione meccanica, è il desiderio di creare valore da un rifiuto. Ci sono aziende che cercano solo il profitto e altre che creano il futuro. I nostri modelli di sviluppo non sono più sostenibili. Nella zona in cui opera Matek, gli ultimi 50 anni hanno bruciato le stesse risorse dei 500 anni precedenti. È anche e soprattutto un problema culturale. Ma se un'azienda nasce con un'idea, ogni difficoltà diventa un nuovo possibile campo di applicazione e di test. Matek produce macchinari, ma dietro, prima e dopo, ci sono gli uomini, quelli che hanno deciso che non si può più tornare indietro, che il futuro è fatto di nuovi modelli di lavoro e di una riduzione drastica dell'inquinamento, di ogni inquinamento. Perché un panorama è un panorama. È un panorama, ma possiamo aiutarlo a diventare nuovo e non solo diverso. Matteo Goic, amministratore delegato di Matek. Voi eravate sostenibili quando la sostenibilità nessuno sapeva cosa fosse. Siete usciti Sì. dalla crisi del 2008 puntando sulla sostenibilità. Cosa avete fatto nel 2008? Salve a tutti, innanzitutto grazie per averci invitato a questo evento. Sì, Matek, è un'azienda che nasce appunto nel 96 in una zona molto inquinata che è quella di Massa Carrara. E noi abbiamo creduto in un progetto che è quello del riciclo delle risorse, soprattutto quello dell'acqua, ma adesso anche dei vari materiali che vengono riciclati a livello mondiale, come la plastica, come i rifiuti industriali oppure tantissime altre applicazioni di riciclaggio. Quando gli altri ancora non ci credevano, perché parliamo degli anni 90, dove il rifiuto era visto come una cosa che si poteva tranquillamente buttare, fare un buco e lasciarcelo, oppure gettare le acque in mare perché tanto il mare era grande e nessuno se ne occupava. Ovviamente ci abbiamo creduto in quel momento e siamo arrivati adesso a diventare una realtà molto molto ricercata perché appunto i temi del verde, del riciclaggio, dell'eco-friendly, eccetera, eccetera, sono ovviamente l'attualità. Ecco. La sostenibilità può essere una risorsa o è ancora vista come un inghippo, un peso di cui bisogna liberarsi? Fortunatamente negli ultimi anni vediamo un grande cambiamento, vediamo un cambiamento proprio a livello mondiale, non solamente italiano, ma a livello mondiale, dove le aziende cominciano a vedere i benefici dal punto di vista anche economico che il riciclaggio può portare, perché i nostri macchinari appunto non servono solamente a salvaguardare l'ambiente, ma fanno sì che l'ambiente e l'industria possano coesistere, perché abbiamo bisogno comunque di utilizzare le risorse come le miniere per il ferro, come tantissime altre cose. Però abbiamo anche la necessità che queste risorse che utilizziamo siano sostenibili e non producano rifiuto. È proprio questo il nostro obiettivo, quello ad esempio di riciclare l'acqua per ridare alle industrie la possibilità di utilizzare sempre la stessa acqua per non avere appunto sprechi, per non avere consumo di risorse. Questo è un pochettino Voi nel 2008 l'obiettivo. avete capito che per salvarvi dovevate andare sui mercati esteri. E Sì, oggi noi ne nel abbiamo fatto. 2020, che è una crisi di portata analoga a quella del 2008, se non più forte, cosa bisogna fare per uscire da questa crisi? Allora, noi, come diceva lei esattamente, abbiamo proprio dato una svolta alla nostra azienda, che era un'azienda molto piccola prima, eravamo un'azienda con 10-15 persone e fatturavamo intorno ai 2-3 milioni di euro, perché eravamo molto concentrati, molto focalizzati nell'Italia,
in tutte quelle poche nazioni che ruotano intorno all'Italia. Nel 2008, grazie alla crisi, dobbiamo dire grazie, anche se le crisi portano tanti problemi, tante notti insonni, abbiamo deciso di internazionalizzarci. Abbiamo deciso di farlo in un momento dove in tanti non ci hanno creduto, in tanti non hanno investito. Invece noi abbiamo investito molto, tante risorse, tante energie, tanto tempo, proprio per andare su tantissimi mercati, portandoci appunto a diventare uno dei player mondiali nel nostro settore. Siamo cresciuti molto grazie a questo, perché ovviamente essendo presenti in tutto il mondo, ora abbiamo 12 filiali in tutto il mondo che vanno dall'America, il Brasile, l'Australia. Abbiamo ovviamente 150 dipendenti, quindi siamo cresciuti e siamo lieti di poter dare tanto lavoro sia nella nostra zona che in giro per il mondo, come in India e in tantissimi altri paesi. E vediamo nel 2020 una nuova crisi, che ovviamente è completamente diversa, una crisi che è economica ma dipendente da una crisi sanitaria, che sta invece facendoci cambiare e facendoci capire che tantissime tecnologie che prima sottovalutavamo possono essere applicate anche all'industria, come quella della teleassistenza, come quella del controllo remoto, come quella dell'informatizzazione dei dati, che prima venivano sottovalutate, che invece adesso, grazie alla crisi, grazie purtroppo alla necessità portata dalla stessa a dover staccarsi un pochettino dal viaggiare, dal andare personalmente, dal risolvere problemi al cliente direttamente con i nostri dipendenti, abbiamo portato avanti. Pensiamo con successo e che continueremo a sviluppare, perché sicuramente uno step successivo, uno step ahead sul nostro business, sul nostro business core. Senta Goic, subito dopo di lei ci sarà il sottosegretario Mantella. Il Recovery Plan ha una larga fetta dedicata alla sostenibilità. Secondo lei, una cosa che deve esserci nel Recovery Plan italiano, cos'è che è necessaria? Ma io credo che la cosa principale, noi in Italia soffriamo ancora di tantissimi siti contaminati. Siti contaminati anche pesantemente, ma dico la zona di Massa Carrara dove c'erano tantissime industrie chimiche, ci sono tantissime altre realtà come Bagnoli, e l'Italia, essendo una nazione che deve puntare al turismo, ma deve puntare anche alla sostenibilità, deve puntare anche a essere vista come una nazione verde, una nazione pulita, dove uno va tranquillamente, dove non c'è inquinamento, secondo me abbiamo una grande fortuna di poter usare queste risorse investendole in piani di bonifica di acqua, terreni contaminati, dando lavoro, perché comunque, come fanno all'estero, il circolo virtuoso della sostenibilità porta anche lavoro, porta anche di creare degli impianti che funzionano, che riciclano, che risolvono ad esempio quello che è uno dei problemi principali, che è il soil washing, come quello appunto del dragaggio dei porti, dei materiali contaminati, nei terreni dei metalli pesanti, per poter restituire, e creando ovviamente dei parchi, creando dei nuovi quartieri, creando tantissime opportunità di business, perché poi è quello che mantiene il circolo virtuoso, ma poter investire appunto nella sostenibilità e nel riciclaggio e soprattutto nel dare la possibilità a risolvere i problemi che l'industria ha creato negli anni 80, negli anni 70, fino agli anni, diciamo, 90. Grazie molte, Goic. Stia con noi. Grazie a voi. Ultima domanda per Matteo Goic. Arriva da un imprenditore, Carlo Carrino, imprenditore di Roma, che dice: sono rimasto impressionato da come la sostenibilità emerga con tanta forza. Chiedo ai miei colleghi se la vivono più come un vincolo costoso oppure come un'opportunità. È una domanda che ricorre, questa. Sicuramente deve essere vista e viene vista ultimamente come un'opportunità, perché noi abbiamo tantissimi case study dove, ovviamente, forzati dalle norme, forzati appunto dalla legislazione, tantissimi imprenditori, dopo aver effettuato l'investimento per la sostenibilità, quindi per il riciclo, eccetera, eccetera, invece hanno visto che portava anche un vantaggio dal punto di vista economico e di competitività rispetto ai concorrenti e rispetto appunto a quello che spendevano in precedenza. Perché tante volte anche noi, ma anche io in azienda, abbiamo tantissimi costi latenti che non riusciamo a vedere, quindi ci spaventa l'investimento, che invece è un costo che si vede bene perché ha un numero ben preciso, ma poi, una volta fatto l'investimento, quindi spesi quei soldi, si vede che alla fine
ci porta ad avere anche dei vantaggi dal punto di vista economico. Ad esempio, faccio sempre esempio, noi abbiamo visto che eravamo sempre stati spaventati dall'utilizzare i pannelli fotovoltaici per creare energia che servisse alle nostre aziende per il consumo che avevamo durante la saldatura. Abbiamo fatto un importante investimento di quasi 400.000 euro, quindi io mi metto dalla parte opposta, mi spaventava molto questa cifra perché poi vedevo le bollette che non erano mai, ovviamente, essendo mensili, arrivavano a questa cifra. Alla fine abbiamo visto invece che avevamo un forte risparmio utilizzando dell'energia rinnovabile, che comunque è verde, quindi oltre che a salvaguardare l'ambiente, avevamo creato anche una positività, un qualcosa di positivo per il bilancio della nostra azienda. Grazie, grazie moltissimo.